Regione Toscana e Finanza, Guardia di Finanza insieme contro il crimine e contro l'evasione fiscale. Ne parlano l'assessore regionale Vittorio Bugli e il comandante della Guardia di Finanza Toscana Andrea De Gennaro. Mettiamo a disposizione i nostri database, tutto quello che abbiamo alla Guardia di Finanza, all'Ufficio delle Entrate, ad altri enti, diciamo, perché vogliamo favorire il più possibile che vi sia trasparenza, vi sia un'azione efficace di tutti per combattere quelli che sono reati, per combattere quella che, per esempio, in questo caso è la non sicurezza sul lavoro, l'individuazione di cose che non vanno sui contratti, non vanno sugli appalti. Noi abbiamo questo nostro osservatorio e finalmente, diciamo, è strutturato in una banca dati che funziona. Questa banca dati è giusto che, diciamo, sia a disposizione di chi su queste cose ci lavora, prima con ANAC, poi con la Guardia di Finanza, poi con la DIA. Vogliamo, diciamo, anche attraverso il rapporto, il lavoro stretto e direi molto positivo che abbiamo con queste parti importanti dello Stato, possa essere ottimizzata al meglio e reso più efficace. Se ci riusciamo, abbiamo visto che dà i risultati, vogliamo continuare. Garantirà maggiore freschezza e velocità nelle investigazioni. Noi crediamo molto all'analisi di rischio, che è una possibilità che ci viene data dalle banche dati in genere di mettere insieme un numero piuttosto ampio di dati e selezionarlo secondo le esigenze. Questo protocollo sicuramente, dandoci appunto una gran messe di dati, ci faciliterà nell'analisi di rischio e in particolare verso una sempre più spinta lotta all'evasione fiscale e soprattutto alla corruzione.